Ecco, la professoressa Mirella Sarigorla non ha potuto raggiungerci per qualche acciacco e comunque ci manda i suoi saluti, ha mandato anche lo scritto che a suo tempo aveva dedicato al professor Ottaviano, e quindi il vicepresidente della SIGA, in rappresentanza della SIGA e anche di se stesso, professor Salvi, sarà il moderatore del pomeriggio. La successione delle relazioni è quella che vedete, ma penso che se avete la vista come la mia non si vede, non l'ho riuscita a vedere, quindi adesso poi i titoli ovviamente ce li anticiperà il moderatore. Comunque in ordine avremo Carlo Pozzi e Tommaso Maggiore, Luigi Cattivelli, Eugenio Gentinetta, Paolo Aimon Marsa, che forse è ancora giù che sta facendo la riunione, e poi Vittoria Brambilla, e quindi discussione e conclusioni coordinate da Silvio Salvi. Prego, io adesso faccio solo il tecnico. Bene. Grazie, grazie Osvaldo. Sì, vi porto i saluti della Società Italiana di Genetica Agraria nella persona del Presidente, professor Edgardo Filippone. Siamo veramente felici di poter annoverare questa conferenza tra le iniziative per il bicentenario in memoria di Mendel. Abbiamo diverse iniziative in Italia a cui abbiamo dato il nostro patrocinio, quindi grazie e complimenti per l'organizzazione. Quindi, senza perdere tempo, possiamo cominciare con la prima relazione del pomeriggio, che verrà fatta dal professor Carlo Pozzi, preparata dallo stesso Carlo e dal professor Tommaso Maggiore, dal titolo Mutanti e miglioramento genetico vegetale, alcuni esempi. Al 15, va bene. Va bene, allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Quando ci siamo messi a lavorare a questo tema, diciamo che ci siamo trovati un po' nei guai, perché di fatto si parla di tutti i mutanti che potete immaginare, che hanno fatto un po' la storia del miglioramento genetico. Quindi abbiamo voluto dare un taglio e abbiamo pensato di lavorare su mutanti che hanno un'importanza economica, tipicamente monogenici, quindi siamo andati sul semplice, che siano stati clonati possibilmente, e abbiamo anche cercato di restare nell'ambito di cose che hanno avuto qualche recente sviluppo, quindi siamo stati sul moderno. E infatti la prima cosa che ti viene in mente quando parli di mutanti e moderni è la domesticazione, quindi risaliamo 10.000 anni fa. Qui i mutanti che hanno fatto la storia sono ormai noti, li conosciamo, hanno fatto la sindrome da domesticazione, li conosciamo perché li abbiamo isolati in Teosinte, che è il progenitore del mais. Conosciamo come questi mutanti sono stati importanti nel determinare lo sviluppo della pianta domesticata, del mais stesso, e sappiamo quali sono le loro basi molecolari, almeno in questo caso. Sappiamo che ci sono quattro geni, tre sono rappresentati adesso. Questi geni sono sovraespressi durante il processo di domesticazione nei mutanti, quindi sono dei mutanti che li sovraesprimono. Teosinte branched, poi c'è grassy tiller e tassel replace upper ears. Ce n'è un altro che è TGA, che controlla il modo in cui le glume stanno attaccate al seme, quindi che rendono più o meno facile poi l'ottenimento del seme pulito. E tutto questo lo conosciamo molto bene. Quello che cominciamo ad avere un po' più chiaro, anche se direi che questo è un processo che è iniziato almeno una decina di anni fa, è la comprensione di come questi elementi, questi mattoncini nello sviluppo della pianta, nella domesticazione, nella sindrome da domesticazione, siano comuni con molte altre specie, con riso, con orzo, con frumento, ma anche con Arabidopsis. Le famiglie geniche di questi mutanti sono quasi tutti fattori di trascrizione di varie classi, a petala 2, ma abbiamo anche degli homeobox domain containing genes. Di alcuni di questi vale la pena di dire qualche parola in più. Per esempio, TB1,
che è il Teosinte Branch, è noto anche in frumento, il suo ortologo di frumento però fa delle cose che sono completamente diverse, anzi lavora proprio all'opposto. Se Teosinte Branch nella sua funzione domesticativa ha ridotto l'accestimento, o quindi diciamo la ramificazione, l'opposto fa in frumento. GT1 è noto in orzo e ne abbiamo il gene che è stato clonato, è VRS1, che è responsabile nel mutante della formazione di ulteriori due file di spighe, quindi da distico a polistico. Il TGA1, anche questo è un gene che è noto in tutte le altre principali graminacee. TRU1, il Tassel Replace upper Ears, è noto in orzo anche, dove si chiama CULM, UNICULM in realtà, UNICULM 4. Lo vediamo qui all'opera, nella parte centrale di questi inset. Ha questa forma completamente, appunto, con un unico stelo. Queste sono fotografie che ho preso da dei lavori di Michele Stanca, che ha lavorato moltissimo con questi mutanti. Bene, dopo esserci occupati di domesticazione, abbiamo pensato con il professor Maggiore che il parlare di raccolta e quindi della funzione dell'ottimizzazione della raccolta per l'ottimizzazione della resa fosse il passaggio successivo. In frumento ci sono geni noti per controllare il modo in cui le glume stanno adese alla granella, e il mutante Q è un mutante in cui la granella è nuda. Si tratta probabilmente, anzi sappiamo che è un altro fattore di trascrizione, sempre nella classe degli apetalo 2, forse controlla la transizione da glume a diciamo strutture più fragili, come potrebbe essere per esempio una palea. Questo mutante è noto, clonato, lo conosciamo da tanto tempo. Quello che è nuovo, relativamente, ma comunque recentemente scoperto, è il fatto che il mutante è tale perché viene alterato il sito di binding di un microRNA, il microRNA 172, che nel mutante dove sono presenti queste mutazioni che sono indicate in colore nella sequenza, questo microRNA 172 non funziona più bene e quindi dà luogo a questo fenotipo. Recentemente un gruppo cinese ha isolato questi altri mutanti, sempre di frumento, si chiamano Duo, che in cinese vuol dire molto, e questi mutanti mostrano la formazione di extra spighette. È un fenotipo noto e stranoto, probabilmente Laura Rossini ve ne ha parlato questa mattina. Il Miracle Wheat è uno dei parenti di questo tipo di fenotipi. Quello che è abbastanza interessante qui notare è che il gruppo cinese che ci ha lavorato ha dimostrato che anche in campo sembra che ci sia effettivamente un aumento della resa nel mutante, anche se solo lavorando alle densità di semina tipiche, classiche, mentre se si aumenta la densità di semina questo vantaggio di resa si perde. Menziono solo di sfuggita il fatto che in Brachypodium è possibile trovare l'ortologo, e Brachypodium viene utilizzato come fonte di mutanti, diciamo così, di consumo, perché è facile ottenerli, perché la specie ha un genoma molto più semplice, però mostra fenotipi comparabili con quelli del mutante di frumento. Ma perché occuparsi di tutta questa serie di mutanti? Perché noi ci interessiamo come breeder di questi mutanti? Forse, e dico forse, anche perché una delle tendenze attuali è quella di cercare di perennializzare le specie anche graminacee. Questo è il Tinoperum intermedium, sul quale ha lavorato per tantissimi decenni una scuola proprio negli Stati Uniti, con il Land Institute recentemente. L'idea sarebbe quella di ottenere delle varietà perennanti, che hanno quindi una serie di vantaggi nel modo in cui viene gestito il terreno, nella loro capacità di aumentare la fissazione dell'anidride carbonica, e utilizzare le conoscenze derivate dai mutanti, tra gli altri quelli che abbiamo visto poc'anzi, e trasferirle in Timopyrum per ottenerne, come dire,
in poco tempo una varietà facilmente coltivabile e interessante dal punto di vista della resa. Il fenotipo successivo, sempre domesticazione, sempre resa, è quello che ha a che fare con la deiscenza. Questo è il meccanismo di deiscenza in Arabidopsis, ma a noi interessa di più quello che succede nelle specie coltivate come pomodoro. In pomodoro ha fatto successo negli ultimi 70 anni il jointless, che è un pomodoro in cui si stacca completamente il pedicello e quindi evita che ci siano poi problemi durante la conservazione post raccolta o il trasporto. Gene noto, clonato, così come gene noto clonato, quello che controlla la dimensione del frutto, tutti oggetto di miglioramento genetico. Quando questi geni vengono messi nella stessa specie, succedono dei fatti epistatici di cui non vorremmo avere conoscenza, ma che riducono la resa, perché aumentano in alcune circostanze, in alcuni background genetici, aumentano la applicazione della infiorescenza. Quello che è recente è la capacità di modulare, attraverso il controllo fine dell'espressione di questi geni, che sono geni MADS, in modo che, regolandone l'attività del promotore, con metodi che vedremo tra un attimo, è possibile cambiare l'infiorescenza e renderla più adatta al tipo di utilizzo, anche in utilizzo industriale, che ne deriva. In riso il meccanismo della deiscenza è studiato, è noto come si passa da deiscente a non deiscente in Oryza nivara, che vediamo nella parte sinistra della diapositiva, proprio perché cambia lo strato di abscissione alla base della granella nell'inserimento sul rachide, e sono stati recentemente clonati i geni responsabili, che sono del tutto ortologhi a quelli che fanno lo stesso mestiere in Arabidopsis, ma anche per certi versi, per esempio, in soia. Un altro grande capitolo sul quale abbiamo deciso di concentrarci è quello delle resistenze, e su questo mutante classico e su cui ha lavorato per un sacco di tempo il gruppo presieduto dal professor Salamini a Colonia è il mutante MLO, resistenza all'oidio. Clonato per la prima volta dopo che è stato identificato ormai quasi 100 anni fa in varietà etiopi di orzo, è stato clonato con un processo lungo decenni, e poi il gene è stato trovato in moltissime altre specie e fa la stessa cosa in quasi tutte le altre specie, cioè controlla la sensibilità all'oidio. Un gene fantastico perché oltretutto dà una resistenza molto permanente, proprio perché è una resistenza da inattivazione di funzione, non da aggiunta di funzione, quindi non erigo un muro che è facilmente scavalcabile come tutti i muri, ma piuttosto bombardo le spie che lavorano all'interno della pianta per conto del patogeno. Problema di questo è però che ha forti effetti pleiotropici. Più la specie e la pianta che ottengo è resistente, più gli effetti pleiotropici sono notevoli. Riduzione della resa, accelerata senescenza, suscettibilità ad altri patogeni, a magnaporte, a bipolaris sorochiniana o anche a romularia collocini. Tutto questo è un bel problema che soltanto recentemente sta per venire in qualche modo superato grazie all'utilizzo di varianti alleliche che hanno una minore pleiotropicità, penso a MLO11 per esempio, ma anche a studi di questo tipo. Quello che vediamo qui è il fenotipo della pianta wild type, dove qua sopra c'è il patogeno che entra e comincia a fare il suo mestiere di invasione e di dirottamento del sistema della pianta per i suoi propri scopi. La pianta cerca di reagire e sottrae nutrimento, questi sono degli zuccheri nello spazio apoplastico, cerca di sottrarli al patogeno, ma il patogeno nel wild type è furbo e inattiva questa risposta immunitaria della pianta. Quindi ci sono mutanti MLO, varianti alleliche in cui la pianta è più efficace nel sottrarre dallo spazio apoplastico gli zuccheri, ma quando li fa entrare nella cellula, la cellula fa il suo mestiere, quindi le esochinasi cominciano ad attivarsi e iperattivano la glicolisi
che è un processo che non va mai tanto bene all'interno della cellula, perché poi le esochinasi vengono portate nel nucleo e qui iniziano a fare tutte le cose che causano una riduzione della resa nella pianta resistente. Ecco perché alcuni alleli risultano essere più efficienti nella riduzione degli effetti pleiotropici, forse perché sono in grado di compartimentare all'interno del vacuolo gli zuccheri, quindi ottenendo sia di sottrarli al patogeno che di non averli più in giro per la cellula dove non sono il massimo. Ulteriore classe, mutanti per la qualità, qui i lavori che sono stati fatti anche dal professor Maggiore quando lavorava all'Istituto di Stezzano, il Midrib, all'epoca era decisamente una punta di diamante nella ricerca italiana, perché? Perché era un'assoluta novità quella di lavorare su mutanti che cambiavano la qualità e la quantità della lignina, tant'è che adesso sono di nuovo in auge, in parte perché hanno delle migliori qualità dal punto di vista zootecnico, ma anche in parte perché possono essere utilizzati per la produzione di biocarburanti, perché hanno una migliore fermentescibilità. In Pesco, sul quale ho lavorato anch'io, oltre a Laura Rossini e al professor Salamini a Lodi, il fenotipo, siamo quindi sempre nell'ambito della qualità, il fenotipo pesca schiacciata, la cosiddetta tabacchiera, è dominante sul frutto rotondo. Qui un recente studio ha comparato frutti schiacciati e rotondi sullo stesso ramo che era una chimera, una mutazione nell'albero. Sono stati fatti i sequenziamenti ed è stato trovato che nel mutante esiste una perdita estesa di eterozigosi nella regione, in particolare del cromosoma 6, e questo sembrerebbe essere responsabile della deregolazione della crescita cellulare, ma ordinata. Questo fenomeno della perdita di eterozigosi si ha molto anche nel fenomeno del cancro in umana, dove però si ha una perdita anche di controllo della crescita cellulare generalizzato. Qui invece il frutto rimane con la sua forma, ma cambia, cioè con la sua forma generale, diciamo, ma cambia la sua architettura. Io penso che la parte più interessante sia quella relativa alla possibilità di utilizzare serie alleliche. Quelli che abbiamo visto fino adesso sono mutanti, diciamo, schietti, cioè mutanti dominanti o recessivi, per lo più abbiamo detto monogenici in un gene particolare. A volte noi abbiamo il problema di riuscire ad ottenere questi mutanti per utilizzarli nel miglioramento genetico, perché potrebbero essere un po', come dire, eccessivi. Poterne modulare l'espressione, questo è il trucco. E grazie a Dio abbiamo uno strumento molto efficace per far questo, che è la CRISPR, che è un metodo per cambiare la struttura del genoma in maniera mirata, una editing del genoma, che ci permette di lavorare a livello dei promotori dei geni, quindi creare varianti alleliche dei promotori di geni specifici ci permette di ottenere una serie di fenotipi, non un fenotipo 0-1, come dire, ma di ottenere una variabilità continua di questi fenotipi. È stato fatto con mutanti dello sviluppo, lavorando sui geni Wuschel e Clavata in pomodoro e ottenendo la serie allelica di fenotipi di pomodoro con poche o molte lodicule, con frutti molto piccoli, quasi come il Pimpinellifolium, fino ad arrivare ai frutti molto grandi. Tutto lavorando su mutazioni indotte a livello del promotore. Questo lavoro è su CLU, che è la lettura palindroma, anzi inversa, di Hulk, che è l'eroe verde, perché è un gene che controlla la dimensione del frutto. Il lavoro che è stato fatto, appunto, anche in questo caso, lavorando sul promotore, è stato possibile ottenere, come vedete nelle due infiorescenze, nelle due fruttificazioni che vedete qui a confronto, frutti con dimensioni diverse, un po' più grandi, un po' più piccoli. E anche in questo caso, perché siamo interessati a questa modulazione? Perché la nostra agricoltura, per certi versi, va anche verso tipi anomali di agricoltura, per esempio l'agricoltura cosiddetta urbana, dove occorrono dei genotipi che siano adattati a quello specifico tipo
di coltivazione su spalliera, con maturazione scalare, con frutti delle dimensioni ottimali per quel tipo di, chiamiamolo agricoltura, siamo più vicini al giardinaggio che all'agricoltura, ma anche questa ha una fetta di mercato. Comunque sia, il messaggio da portare a casa è: vogliamo controllare in maniera fine, fine tuning, in maniera fine, come si esprimono questi geni critici nella determinazione della struttura della pianta. La CRISPR viene usata anche come alternativa alla mutagenesi, ma è una mutagenesi mirata ai singoli geni. Qui sono stati usati una dozzina di migliaia di geni di riso, per ognuno dei quali sono stati sviluppati degli oligo. Qua vado un po' sul tecnico, mi perdonerà chi non ha un background prettamente biotecnologico, sono stati sviluppati degli oligo che hanno permesso di clonare questi geni in vettori che sono stati usati in sistemi CRISPR per ottenere una libreria, una collezione di mutanti, ognuno alterato e inattivato nel singolo gene prescelto, per arrivare a creare una collezione di mutanti. È quello che molti di noi conoscono come tilling o come tDNA tagging, adesso viene fatto con la CRISPR. Ultimo, sempre per l'ottenimento di mutanti e con una novità piuttosto recente, le microproteine, note da tempo, sono piccole proteine che lavorano modificando l'espressione genica. Quello che possiamo fare adesso è ingegnerizzarle utilizzando sistemi CRISPR in maniera da avere microproteine che lavorano sul particolari geni target, quindi scegliendo noi quali sono i geni che vogliamo mutagenizzare e ottenendone in un colpo solo mutanti senza necessità di andare in omozigosi, perché lavoriamo a livello di funzionalità della proteina sul controllo dell'espressione genica. Questo è stato fatto per esempio sui geni del meristema del riso. Con questo io vi lascio con tutte le referenze che, come vi dicevo, sono selezionate per essere il più recenti possibili, che abbiamo utilizzato nella preparazione di questo breve intervento, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Carlo. Molto interessante, una bella carrellata della natura e delle applicazioni, delle mutazioni nella biologia vegetale e nel miglioramento genetico. Proseguiamo adesso con la prossima relazione, che è di Luigi Cativelli, direttore del CREA a Fiorenzuola, dal titolo Mutanti per la qualità, non riesco a leggere. Risvolti opposti della selezione umana applicata alle Landrace di frumento duro. Poi funziona? Allora, grazie per questa opportunità. Devo dire che dopo quello che ha raccontato Carlo non ce n'è più per nessuno, diciamo che abbiamo visto tutto. Allora ho cercato di fare un approccio un po' originale, diciamo, tentiamo. E vi parlo dei mutanti per la qualità e di Mendel, però ben sapendo che ai tempi di Mendel la qualità era un concetto che non esisteva. E la qualità è un concetto molto moderno, direi degli ultimi 50 anni più o meno, perché una volta il problema era mangiare, la qualità ovviamente era un dettaglio. E oggi la qualità è tante cose diverse, contenuti in antiossidanti, contenuti in fibre, la comodità d'uso, dal shelf life dei prodotti ai frutti senza semi. Abbiamo il contenuto in proteine, contenuto in grassi può essere un concetto qualitativo, troppo, poco, di più, di meno. L'assenza di sostanze tossiche, l'assenza di tantissime altre cose. Oggi anche l'assenza di OGM è una qualità, okay? L'assenza del glutine è una qualità, c'è tantissimo. Quindi, come raccontarvi tutto questo in una presentazione? Ovviamente non sarei in grado. Per cui ho deciso di prendere un caso esemplificativo, un po' basato sulla mia storia, sulle mie conoscenze, ma anche perché penso sia un caso che consenta bene di spiegare come l'uomo si è approcciato alla qualità con atteggiamenti molto diversi nel corso dei millenni. Vi parlo di pasta, vi parlo di frumento duro e vediamo fare il punto su cos'è la qualità oggi, secondo il concetto attuale, della pasta, quindi se vogliamo del frumento duro. La qualità della pasta ha due componenti, la materia prima e poi il processing. Ma nella materia prima vogliamo una semola che abbia un elevato indice di glutine, ma di questo non vi farò nessun esempio. Poi vogliamo una semola che ha un colore giallo intenso, un elevato contenuto proteico e un'assenza di sostanze tossiche. Semplice. Però questi concetti mi permettono di raccontarvi tre idee dietro. La prima, parliamo innanzitutto di qualità, di colore.
colore è quello che definisco un caso facile. L'idea di fare della pasta gialla nasce 40-50 anni fa, da quelli di Barilla, che hanno pensato che la gente preferisse vedere il colore giallo nella pasta, e da lì in poi hanno cominciato a fare pacchetti di pasta con trasparenti. Avete notato che la pasta è l'unico prodotto che viene sempre venduto in confezioni trasparenti. È un caso facile il colore, perché il colore da cosa dipende? Dipende da due aspetti. Il primo è l'accumulo di pigmenti nella semola o nel seme, e questi pigmenti sono di fatto carotenoidi, in particolare luteina. Il secondo aspetto è il blocco, la riduzione del bleaching dei carotenoidi durante il processo di pastificazione. E questo è dovuto a una sostanza, a un enzima, che sono le LOX, le attività LOX, che fanno degradano i carotenoidi quando la semola viene miscelata con l'acqua in presenza dell'ossigeno, e quindi dà origine a un processo di bleaching. Come dicevo, il principale carotenoide del frumento è la luteina, non è la beta-carotene, che ha un elevato valore nutrizionale. Capite che i carotenoidi, il colore giallo, è soprattutto una questione estetica, non è una questione che ha una valenza nutrizionale. Però oggi, se la pasta non è gialla, non si vende. Allora, due aspetti, dicevo. Il primo aspetto è aumentare il contenuto di pigmenti nel seme. E questo è un caso banale. Tutti gli studi fatti su questioni geni controllano il differente accumulo di pigmenti nel seme, perché c'è una grande diversità per questo aspetto, sono sostanzialmente geni che appartengono al pathway di biosintesi dei carotenoidi. Il primo, il più famoso, è questo qui, vedete in alto, che è la fitoene sintasi, e questo è un lavoro dell'amico Curtis Pozniak, che già 12-13 anni fa dimostrava che il più importante QTL, il più importante gene, locus, che controlla l'accumulo di carotenoidi nel frumento duro, coincide con il gene della fitoene sintasi, che è uno degli enzimi, dei rate limiting enzyme, del pathway di biosintesi dei carotenoidi. Tutto perfetto, come dicevo, un caso da manuale. E anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla degradazione del colore durante il processo di pastificazione, abbiamo un caso da manuale. Perché, come dicevo, i responsabili di questa modifica sono soprattutto le lipossigenasi, e in particolare una forma di lipossigenasi, quella del locus B1, che si trova sul cromosoma 4B, sono diverse forme, è un locus con diverse sequenze, copie, però sostanzialmente il problema è semplice. Questa è la versione che abbiamo nei frumenti antichi, quelli più, la maggior parte dei frumenti coltivati nel passato. Se però togliamo un pezzo questa delezione, otteniamo un'altra forma, che è la forma ridotta, che è del tutto inattiva ovviamente. E questa è la forma che troviamo nella maggior parte dei frumenti moderni. Questi tre gruppi rappresentano tre gruppi di frumenti di diversa epoca, e i gruppi più antichi, gruppi 1 e 2, hanno la forma lunga, quindi parzialmente attiva, e che quindi degrada tendenzialmente i carotenoidi durante il processo di pastificazione. Quelli moderni hanno selezionato la forma deleta, inattiva, e quindi nessun effetto di degradazione. Come vedete, una mutazione semplice qua, un effetto diretto, e in 448 il problema del pigmento è risolto. Infatti tutti i frumenti moderni degli ultimi 20-30 anni sono tutti ad alto indice di giallo. Sostanzialmente coprono questi due componenti e pochi altri, e questo è sufficiente a rendere il frumento o la semola assolutamente gialla, quanto basta per fare la pasta gialla che voi tutti comprate. Passiamo a un altro aspetto, il contenuto proteico. Questo l'ho intitolato un'occasione persa. Perché un'occasione persa? In linea di massima, il contenuto proteico è il tipico fattore poligenico, dove ci sono coinvolti tantissimi e indefiniti geni. E se guardiamo la storia del frumento duro, o del frumento in generale, più aumenta la capacità produttiva, più diminuisce il contenuto proteico. C'è un effetto diluizione dell'amido che diminuisce la proteina del seme. E questo è vero anche in questa breve storia dell'evoluzione dei frumenti negli ultimi 100 anni. Vediamo che l'aumento della produzione è sempre associato alla diminuzione delle proteine. I frumenti antichi hanno più glutine dei frumenti moderni, dico, giusto per evitare che qualcuno fraintenda la pubblicità che viene fatta su questi frumenti antichi. I frumenti antichi hanno più proteine, quindi più glutine dei frumenti moderni. È ovvio, perché fanno meno, producono di meno. Però, c'è un caso curioso. Nel farro, il farro sapete che è il predecessore selvatico del farro coltivato, così il farro selvatico, quello che vedete qua, poi c'è il farro coltivato, poi dal farro coltivato viene selezionato il frumento duro e dei frumenti che mangiamo noi, moderni. Nel farro coltivato, anzi nel farro selvatico, c'era il gene giusto.
E questo gene che è stato scoperto decine di anni fa, che si chiama GPC, Grain Protein Content, e perché questo è il gene giusto? Quello che vedete qua sono il confronto fra linee isogeniche tra piante che hanno la versione del farro del gene GPC e piante che hanno la versione normale. Vedete che questo gene da solo in linee isogeniche aumenta il contenuto proteico del 2%. Questo in un background moderno, non nel farro, questo in un background moderno. Non solo, ma aumenta in modo significativo il contenuto di zinco nel seme e anche il contenuto di ferro nel seme. Questo è perfetto. Perché ce lo siamo dimenticati? Perché l'uomo primitivo non l'ha selezionato? Era così semplice, un'occasione persa. Beh, non l'ha selezionato perché in realtà c'è qualche problema. Innanzitutto vi dico che la differenza tra i due alleli è solo l'inserzione di una base, solo questa T qua, che rende il gene non funzionante, inattivo. Quindi nei frumenti moderni, in tutti i frumenti, abbiamo un gene, la versione inattiva di questo gene NAM. E questo determina un minor contenuto proteico, un minore contenuto di ferro e un minore contenuto di zinco nel seme. L'allele wild type però cosa fa? La versione è quella senza la T. Accelera la senescenza e quindi facilita la rimobilitazione delle proteine e dei minerali nel seme. E questo è il motivo per cui il seme con l'allele wild type è più ricco di minerali e di proteine. Però c'è un problema. La versione wild type, quella funzionante, riduce la produttività. Gli alleli nulli, al contrario, ritardando la senescenza, consentono un maggior grain filling, quindi fanno semi più grossi, più pieni. E quindi la produttività delle piante che portano al DL nullo è superiore. Quindi, in realtà, l'uomo ha selezionato per gli alleli più produttivi e non per gli alleli con la maggiore contenuto qualitativo. Quando hanno scoperto questo risultato, 2006, hanno poi analizzato la presenza di questi due alleli in un'ampia collezione di farri selvatici, farri coltivati, frumenti, land races di frumento, frumenti moderni. E quello che ho trovato è che in tutti i farri selvatici, tutte le piante, tutte le eccezioni testate erano wild type, cioè avevano il gene ad alta tenore proteico. Le prime mutazioni compaiono nei farri domestici, dove alcuni pochi, molto pochi, avevano la mutazione allele nullo. Nelle land race di frumento duro, invece, questa mutazione allele nullo è molto frequente e in tutti i frumenti coltivati moderni è l'unica versione esistente. Quindi, sostanzialmente, i nostri antenati, anziché selezionare per la qualità, che tanto piace a noi, hanno selezionato per la produzione e hanno deliberatamente lasciato fuori questo importante gene che a noi avrebbe fatto molto comodo. E adesso lo stiamo reintroducendo in diverse varietà. In America ci sono già diverse linee di frumento duro che contengono questo gene. Perché ovviamente oggi anche l'industria sarebbe disposta a pagare qualcosa alla produttività pur di avere elevato tenore proteico. Vedete il caso del frumento aureo, che è un frumento che usa Barilla per fare svevo, che ha un elevato tenore proteico ma produce di meno. E chi coltiva aureo ha una premialità alla produzione, più o meno, non tantissimo, ma comunque è una premialità riconosciuta. Quindi questo è il tipico esempio di un'occasione persa. Adesso vi racconto l'ultimo esempio. L'assenza di sostanze tossiche. Tutti noi vogliamo un prodotto che sia privo di sostanze tossiche. Beh, quello che vi racconto è di una scelta sbagliata. Avevamo il gene giusto, ma non l'abbiamo scelto. Di cosa parliamo? Parliamo di cadmio. Forse non tutti sanno che il frumento duro ha la tendenza ad accumulare cadmio nel seme, ovviamente se viene cresciuto su un terreno privo che contiene cadmio. Fortunatamente i terreni italiani non contengono cadmio, per cui il problema non sussiste, però soprattutto nelle aree umide, nelle parti settentrionali dell'Europa o nel Canada, il problema esiste, quindi si può avere un accumulo di cadmio. Ovviamente se abbiamo terreni contaminati anche noi esiste il problema. E in questi casi il cadmio accumulato nel seme può superare i limiti previsti di legge. Quindi questo è un problema su scala mondiale. Però c'è una soluzione genetica. La soluzione genetica è questo gene, si chiama CDU, che controlla l'accumulo di cadmio. Ci sono due versioni di questo gene, uno favorisce l'accumulo di cadmio nel seme e l'altro lo riduce.
Qual è la differenza tra le due versioni? È semplicemente una piccola inserzione, che è una duplicazione di 17 basi. Se noi inseriamo le 17 basi, il gene determina l'accumulo di cadmio nel seme. Ovviamente, anche in questo caso, per questo vi dico una scelta sbagliata, la forma selvatica non accumula cadmio nel seme. La forma coltivata accumula cadmio nel seme. Potenzialmente accumula cadmio. E questo gene è stato isolato nell'ambito del lavoro che abbiamo fatto per il sequenziamento del genoma del frumento duro, e quello che è emerso è che questo gene codifica per una proteina che è un trasportatore dei metalli e di fatto trasporta il metallo all'interno del vacuolo della cellula. Ma se l'allele è nullo, cioè non funzionale, il cadmio entra passivamente nella radice, non viene accumulato nel vacuolo delle cellule radicali e viene piano piano accumulato mediante traspirazione nel seme. E quindi noi vediamo il cadmio nel seme. Ma perché vi dicevo che questo è il tipico esempio del gene che abbiamo perso l'occasione di selezionare? Perché anche qua le piante selvatiche non hanno la versione mutata. Allora, quello che vedete è una, questo che vedete adesso è una lunghissima diapositiva che poi vi faccio scorrere, dove abbiamo analizzato una collezione di 1800 forme diverse di frumento. Dove vedete la riga verde vuol dire versione del gene wild type, quindi quello che non accumula cadmio. In questo primo gruppo qui sono 200 linee di frumento selvatico, farro selvatico, nessuna riga rossa, cioè nessuno delle accessioni di farro selvatico contiene la versione ad alto cadmio. È lo stesso discorso che abbiamo visto prima, il selvatico aveva il gene giusto. La mutazione compare nelle forme coltivate di farro. Sono questi domesticati da Merwee. Qui cominciamo ad avere alcune righe rosse. Le forme coltivate di farro compare la mutazione, e all'inizio sono poche, non sono tantissime le forme coltivate che contengono la mutazione. Però se noi andiamo, ci spostiamo ad esempio nel frumento duro, nelle landresis del frumento duro, e in particolare nelle landresis del frumento duro che vengono dal Nord Africa, che sono questo blocco rosso, vedete che nel Nord Africa quasi tutte le landresis contengono la versione nulla del gene, quindi accumulano cadmio nel seme. E questo cosa c'entra con i nostri materiali? Beh, come abbiamo sentito stamattina, la gran parte dei nostri materiali, i founder lines, le linee che hanno fondato il breeding italiano e anche in realtà internazionale, derivano da popolazioni locali del Nord Africa. Quindi cappelli, per dire, deriva da qua. E quindi è più che normale che la maggior parte delle linee moderne di frumento duro abbiano il gene per alto cadmio, perché derivano da questi materiali del Nord Africa dove il gene era stato selezionato. Ora, perché l'uomo nel Nord Africa ha selezionato geni con alto cadmio, questa è una questione, ha selezionato piante con alto cadmio, questa è una questione tutt'altro che chiara. Apparentemente sembra che ci sia un vantaggio per la crescita per le piante che crescono in terreni poveri di ferro, perché insieme al cadmio viene traslocato anche il ferro. Però questo non è tutt'altro che dimostrato. Però certamente questo è il tipico esempio di quel gene che avremmo dovuto non selezionare per fare le cose di alta qualità, e che invece l'uomo, che probabilmente guidava la sua selezione sulla base quantitativa piuttosto che qualitativa, ha selezionato, e ci troviamo adesso nei materiali che coltiviamo. Chiudo dicendovi che, come avete visto, se noi, la qualità è qualcosa, è un concetto molto nuovo. In realtà, se facciamo i conti con la nostra storia, quello che ha fatto l'uomo nel passato non è esattamente seguire i criteri qualitativi che ci siamo dati oggi. Quindi se voi pensate che la pasta buona sia quella di oggi, allora potete aspirare ad avere queste caratteristiche qualitative. Ma se voi mangiate il frumento del passato, i frumenti antichi, certamente non hanno le caratteristiche qualitative dell'iconica pasta italiana. Grazie. Grazie Luigi per essere stato perfettamente nei tempi e per l'interessante presentazione. Proseguiamo adesso con la relazione di Eugenio Gentinetta, benvenuto, dal titolo Mutagenesi e caratteri monomendeliani nel miglioramento del riso. Buongiorno a tutti e ringrazio il professor Maggiore che mi ha invitato a tenere questa relazione sulla mutagenesi e caratteri monomendeliani del riso.
Adesso vi cito, scusate. Professor Bianchi, nell'ormai lontano 92, mi propose per una posizione di ibrido del riso in un ente pubblico, nell'ente nazionale dei risi. Quando mi sono trasferito in questo ente, il primo anno analizzai le varietà italiane e vidi e mi resi conto che erano che avevano una variabilità ridotta, una varietà genetica ridotta, ed erano state costituite a partire dagli anni 20 del secolo scorso. Tutte le varietà japonica, inoltre, non possedevano i geni semi-dwarf. Questi erano stati introdotti in California negli anni 70 e 80 con una mutazione indotta e pertanto sussistevano tutti i presupposti per replicare questi esperimenti anche in Italia. Considerando il quadro varietale italiano costituito da varietà di alto valore merceologico tipo Carnaroli, Arborio, Velone Nano, abbiamo pensato che era necessario effettuare una sperimentazione ad hoc per correggere caratteri agronomici che compromettevano la coltivazione. Diciamo che il primo esperimento che abbiamo fatto, abbiamo fatto sul riso Carnaroli. Abbiamo visto che la creazione di variabilità genetica attraverso mutazioni era molto importante, era uno strumento molto importante per migliorare il riso. In California, dai report della California, era citato che il 30% delle varietà californiane derivavano da mutagenesi indotta diretta oppure attraverso incroci successivi. Quindi, presi contatti con il professor Bozzini e i suoi collaboratori, e impostai una ricerca impiegando vecchie varietà di riso che necessitavano di piccole variazioni, che avevano delle problematiche serie. Non riporto i dettagli degli esperimenti, ma tra tutte le varietà, quella che ha risposto meglio al trattamento di mutageni è stato il riso Carnaroli. Questa è considerata ed è considerata la migliore varietà di riso per risotti, ma con problemi agronomici molto importanti, quali la suscettibilità alle malattie, la presenza di ariste e l'altezza della pianta. La pianta è alta circa 1,60 m, 1,70 m. Vedete la prima diapositiva, la pianta del Carnaroli con le ariste molto lunghe. Quindi era necessario fare un intervento per ridurre la taglia, eliminare le ariste e possibilmente introdurre la resistenza a brusone. Di tutte queste, come vedete qui nella prima diapositiva, qui ci sono i Carnaroli con le ariste molto lunghe, questa qui è un esempio che ho fatto su un'altra varietà, sul Velone Nano, attraverso la riduzione della taglia, mantenendo tutti i caratteri, diciamo, morfologici uguali alla pianta originaria. Questo qui è il Velone Nano e questa è la varietà derivata. In questo caso abbiamo una varietà suscettibile al brusone e varietà totalmente resistente al brusone. Ecco, gli obiettivi di questa sperimentazione erano quelli però di introdurre il gene semi-dwarf nella pianta e con questo ci siamo riusciti. Abbiamo fatto, al termine di questa sperimentazione, abbiamo isolato 300 mutazioni che erano praticamente per la maggior parte clorofiliane. Alcune presentavano assenza di ariste, altre presentavano granelli gravi e solo 3 mutazioni presentavano una taglia bassa ridotta. In seguito alla stabilizzazione delle linee abbiamo fatto i test dell'elismo e abbiamo confermato che il gene deputato alla taglia bassa era il gene recessivo S-semidwarf 1. Con l'introduzione di questo gene abbiamo raggiunto il risultato importante, il risultato prefissato, l'abbassamento della taglia e conseguentemente ha comportato dei vantaggi nei riguardi della produttività. L'harvest index in Carnaroli è di circa il 50%, mentre nella varietà derivata è del 70%. Cosa ha corrisposto? Corrisposto che la produttività potenziale del Carnaroli è passata da 60 quintali ai 90 quintali della varietà mutata. Questa varietà è diventata una varietà denominata Carnac, è stato un grande successo commerciale che è durato da oltre 20 anni.
Questo è stato il primo esperimento. Quando ho fatto il programma, il progetto per, quando è nato questo ente, ho fatto un progetto molto ampio in cui prevedeva esperimenti che portassero alla costituzione di varietà a breve termine, a medio termine e a lungo termine. A breve termine abbiamo fatto la mutagenesi, che praticamente in un passaggio solo si riesce ad avere un risultato, in questo caso l'abbiamo avuto. Poi abbiamo pensato a esperimenti di Beck-Ross che prevedevano l'introduzione di geni, di più geni di resistenza, geni sia dominanti che recessivi, nel genoma delle piante di tre varietà, che erano l'arborio, il carnaroli e il violone nano. In questo caso abbiamo fatto più serie di Beck-Ross per arrivare al risultato. Noi abbiamo scelto le piante donatori di geni, erano delle varietà nordamericane, del lunghi B, che avevano determinate caratteristiche, dovevano avere la taglia bassa, i geni semi-dwarf, dovevano avere i geni di resistenza al brusone, PK, l'assenza di ariste, alta produttività, le piante devono essere glabre e soprattutto devono essere molto produttive. Tutti questi elementi li abbiamo trovati nelle riviste Crop Science, abbiamo fatto una scelta delle varietà, abbiamo ottenuto... Dopo il primo Beck-Ross abbiamo avviato una popolazione segregante e su piante scelte F2 e F3 abbiamo effettuato nuovamente i Beck-Ross col genitore ricorrente. Abbiamo fatto per 4 volte questo, abbiamo poi selezionato le piante che erano fenotipicamente più simili al genitore ricorrente e abbiamo ottenuto queste varietà: l'Isabello del gruppo arborio, l'Alessio del gruppo violone nano. Voi vedete, abbiamo ridotto la taglia, abbiamo aumentato la produttività conseguente. Il violone nano produce non più di 40 quintali per ettaro, con questo si riescono a fare anche 80-90 quintali per ettaro. Abbiamo ridotto la taglia, evidente, e soprattutto abbiamo introdotto la resistenza genetica al brusone, che è una resistenza, diciamo, molto forte. Nel riguardo delle varietà del seminale del Carnaroli abbiamo fatto 3 varietà: il Caravaggio, che è una varietà medio tardiva di altissima produttività, resistente a brusone, taglia bassa, con le caratteristiche molto simili al Carnaroli. Poi abbiamo ottenuto un'altra varietà, il Cheope, una varietà medio precoce, abbiamo selezionato anche per precocità, e poi abbiamo ottenuto anche da una sister line di Caravaggio il Leone d'Ascelle, che è una varietà in cui è stato fatto in progressione del gene Clearfield attraverso selezione ricorrente, attraverso anche abbiamo fatto questo esperimento, è stato fatto in Cile attraverso una selezione assistita. I tempi per ottenere queste varietà sono stati molto lunghi, dovendo operare sia in presenza di geni recessivi che dominanti, e ad ogni Beck-Ross si sono dovute analizzare migliaia di piante per resistenza a brusone, per taglia, soprattutto per dimensione di granello e per il fenotipo, che doveva essere simile alla pianta ricorrente. E questo è. L'altro esperimento che abbiamo fatto, l'altra ricerca che abbiamo fatto, è quella di costituire popolazioni sintetiche. Io ho avuto incontro, quando siamo andati, il primo anno che ho assunto questo incarico, sono andato a Fiorenzuola dal dottor Stanca, il quale mi ha illuminato su come doveva essere un programma di miglioramento genetico per le specie autogame. È stato un incontro, diciamo, fantastico, perché... soprattutto per gli sviluppi che ha avuto in futuro. Le indicazioni che ha avuto erano molto semplici: fare incroci solo con varietà molto produttive e costituire una variabilità genetica attraverso le popolazioni sintetiche, incrociando linee scelte, 6-7 linee scelte per ogni gruppo merceologico, e poi incrociando di nuovo gli F1 derivati. In questo caso abbiamo scompattato il DNA, abbiamo ottenuto delle popolazioni segreganti che molto differenti una dall'altra, nel quale abbiamo operato la selezione. Da questo programma qui sono uscite alcune varietà importanti: l'Augusto, che è diventato una varietà
che ha raggiunto una notorietà rilevante perché è stata la prima varietà a taglia bassa, aveva i geni semi-dwarf, soprattutto era abbastanza resistente e merceologicamente non ha, ancora oggi non ha degli uguali. Il granello è molto cristallino, è molto adatto per la parbolizzazione, diciamo che è la pianta ideale per la parbolizzazione. La parbolizzazione rappresenta il 30% del mercato del riso e quindi ha conquistato il mercato, ha avuto soprattutto il mercato di Vercelli, la borsa di Vercelli, una valutazione sua propria. Successivamente abbiamo ottenuto, qui abbiamo visto, vedete la composizione della popolazione sintetica, abbiamo scelto delle linee nordamericane, l'M202-203, le linee italiane molto produttive, Drago, altre resistenti, Brusone, Croncarolo, Sant'Andrea che aveva altre caratteristiche di precocità, poi il Lido. Per la sintetica dell'arboreo è stato un caso particolare, io non avevo molta esperienza allora e non avevo introdotto nella popolazione sintetica il gene semidwarf. Ho buttato via 10 anni di lavoro perché avevo ottenuto solo piante a taglia alta. Nella sintetica lungo B abbiamo usato varietà nordamericane, tutte varietà nordamericane, che originariamente queste varietà sono tardive, ma nella popolazione sintetica siamo riusciti ad estrarre anche varietà molto precoci. Quindi il successo è stato che abbiamo costituito delle popolazioni che si adattano, che si sono adattate al mercato italiano, al clima italiano. L'altra varietà che è stata creata successivamente, è stata costituita successivamente, è il Cammeo. È una varietà che rientra nel gruppo merceologico del Baldo, è una varietà molto produttiva, un granello cristallino, che ha un'altissima resa alla lavorazione, resistente alle malattie, taglia bassa e precoce. Questa varietà è ormai in Italia presente per il 95% nel gruppo del Baldo, ha sostituito tutte le altre varietà, è presente nei bacini del Mediterraneo, in Turchia è la varietà più coltivata e viene coltivata nei paesi Russia e Ucraina, così quest'anno non hanno più richiesto il seme, ma gli anni passati veniva richiesto il seme sia per la Crimea che per l'Ucraina. L'abbiamo iscritta anche in Uruguay e sta sviluppando. L'Uruguay produce seme per i mercati europei, per i mercati nordafricani. E in Turchia i dati del Ministero hanno certificato che il Cammeo ha rappresentato il 43% del mercato turco del riso, quindi un grande successo. Altri programmi sempre nel settore dei risi tondi è stata la varietà Filippo. La varietà Filippo è una varietà che deriva da materiali cinesi. Noi abbiamo importati già nel lontano 94-95, quando sono stati in missione in Cina, abbiamo importato degli ibridi cinesi japonica a profilo tondo. Da queste, poi incrociando con varietà nordamericane, abbiamo ottenuto delle popolazioni segreganti e molto interessanti, soprattutto per la resistenza. In questo caso è derivata la varietà Filippo, che è una super varietà per modello di pianta, con resistenza assoluta al brusone, e quest'anno abbiamo visto che è anche resistente alla siccità. Questa diapositiva potete vedere in questo campo, che era un campo prova, qui sotto vedete una varietà suscettibile e qui sopra la varietà Filippo che è resistente. Qui abbiamo una varietà che non resiste alla siccità e questa qui è la varietà in condizioni di stress idrico che si porta a casa, che si raggiunge la maturazione e la produttività. Da questo programma di popolazioni sintetiche noi abbiamo continuato a estrarre, io non uso più materiale pubblico, uso solo materiale
5 minuti. Uso solo materiale che ho costituito attraverso le popolazioni sintetiche, quindi tutto materiale originale. Da questo materiale abbiamo tenuto fuori piante nuove, piante che abbiamo lavorato sulla componente della produzione, sulla forma della pannocchia, sul numero dei culmi per metro quadrato. Abbiamo ottenuto delle piante ad altissima produttività. Questa è una pianta, è una varietà che si chiama Toros, che è scritto in Turchia. In Italia è stata iscritta recentemente col nome di Etrusco. È totalmente anche lei resistente a brusone, in Turchia produce oltre 100 quintali per ettaro, e diciamo che è un nuovo modello di pianta. Un altro nuovo modello di pianta, questo non spaventatevi, è il vialone nano, e si chiama Alessio, ha una produttività spaventosa, proprio come potete vedere. Questo qui è coltivato alle porte di Milano. Questi sono i nuovi modelli di pianta ai quali ci stiamo lavorando. Questi qui sono i nostri campi di selezione conservativa, vedete, noi facciamo suddivisi per, non li facciamo tutti gli anni perché abbiamo una cella frigorifera molto grande. Quando otteniamo la purezza delle varietà controllata, che le varietà vengono conservate in frigorifero. Queste qui sono le mie costituzioni nel ventennio che ho passato, dal 2002 al 2021. Per i tondi, quelli in grassetto sono le varietà che sono commercializzate che sono commercializzate in modo importante. Abbiamo avuto nel Lunghi A Parboiled, poi abbiamo il gruppo dell'Arborio, il gruppo del Canarolo e il gruppo Lungo B Achille. Questa è la produzione che abbiamo, non sono tutte le varietà, voi potete trovarle qui nel nostro sito. Questo qui sono le fiere che fanno in Turchia, in cui le ditte che riconoscono a me un certo, sono un padre di loro. Perché con queste società qui, con società grosse, sono un partner, e quindi gli faccio sia la formazione del personale che la formazione sia online che anche residente. E diciamo che in Turchia tutte le varietà che vengono commercializzate in Turchia sono originarie dall'Italia. Le vecchie varietà che sono originarie turche derivano da programmi obsoleti che prevedevano selezione attraverso bulk. Risultato che tutte le varietà turche sono più alte 30-40 cm delle varietà moderne, e tutte subiscono un allettamento radicale. Quindi noi abbiamo avuto un grosso successo, soprattutto con le varietà moderne, tipo Cameo, adesso con il Toros, e questa società attualmente ha iscritto 11 mie varietà. Speriamo che abbiano un successo. Io termino la relazione, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie dottore Gentinetta, molto interessante. Proseguiamo adesso con Paolo Aimon Emerson, con una relazione sui caratteri manufattoriali e sulla selezione nei bovini. Bene, inizio ringraziando, intanto che le diapositive partono, ringraziando per l'invito. Io lavoro sugli animali. Ma dal 1988 al 95 ho lavorato all'Istituto Sperimentale di Ricerca e Agricoltura di Bergamo, dove ho avuto l'onore e il piacere di conoscere il professor Lorenzoni e Michele Stanca, che ricordo sempre con molto affetto. In particolare, quando mi sono trasferito a Piacenza a lavorare sugli animali, ricordo che sono andato dal professor Salamini a chiedere consiglio. Il professor Salamini mi ha suggerito di andare, ma il professor Lorenzoni a Piacenza, diciamo, mi è stato a fianco all'inizio, perché ovviamente ero un po' spaesato, passare da piante a animali era un salto abbastanza grande per me. Vado all'inizio della presentazione. Ok. Quindi parlerò di caratteri monofattoriali, anche in onore a Mendel, diciamo. Sono andato l'altro ieri proprio a vedere il database OMIA, quell'Online Mendelian Inheritance in Animals, che raccoglie essenzialmente tutti i caratteri che sono controllati da un singolo gene, quindi caratteri mendeliani negli animali zootecnici in questo caso, e effettivamente ce ne sono diversi. Ho trovato 619 fenotipi,
E di questi ci sono già 329 geni, soprattutto geni che controllano malattie genetiche, anomalie genetiche, che sono stati identificati, e 480 che forse sono geni candidati, non è ancora stata identificato esattamente o dimostrato esattamente il loro ruolo. È una situazione diversa ovviamente dall'uomo, dove c'è, diciamo, un ordine di grandezza in più di conoscenza, come è immaginabile. Però guardando questi geni e questi caratteri, la grandissima maggioranza controlla anomalie genetiche, cioè sono dominanti o recessivi, ma determinano delle anomalie. Ipofertilità, ci sono stati trovati anche adesso degli aplotipi che mancano di omozigoti e che quindi diciamo non si sa quale sia esattamente il gene o la mutazione responsabile, ma nella popolazione non ci sono una delle classi omozigoti e quindi sono considerati letali essenzialmente, sistema immunitario, per esempio il BLAD, questo bovine leucocyte adhesion deficiency. In questo caso i leucociti non riescono a migrare dai vasi sanguigni e andare a attaccare i patogeni là dove avviene l'infezione. Ovviamente la vita di questi animali è solitamente molto più breve degli altri animali e non stanno bene. Malformazione, per esempio questa brachispina o l'aracnomelia, quindi malformazioni alla spina dorsale, in questo caso agli arti o altre parti del corpo, o problemi nel metabolismo, quindi carenza di qualche metabolita, di qualche enzima che dà problemi grossi di metabolismo. La minoranza di altri caratteri, gruppi sanguigni, colori del mantello. A volte il colore del mantello è anche associato, il colore associato a delle anomalie genetiche, le proteine del latte, la miostatina, che vedremo un po' più in dettaglio, la mutazione SLIC, anche questa ve la descrivo brevemente, perché è molto interessante dal punto di vista sia del benessere animale che della sostenibilità delle produzioni, e la presenza assenza di corna. Anche in questo caso per il benessere, perché hanno sempre, diciamo, gli animali stabiliscono sempre delle gerarchie, durante questa fase possono urtare, possono farsi del male, poi appunto ci sono anche gli operatori che preferiscono avere animali senza corna piuttosto che animali con le corna. Guardando quello che viene fatto in Italia, andando da Grotis, che è il laboratorio di genetica e servizi che, diciamo, fa servizi per l'associazione allevatore, effettivamente quello che si vede, adesso farete sicuramente fatica a leggere, queste sono test PCR per le malattie genetiche, questi sono tutti i geni del latte, delle beta caseine, della K-caseina. La K-caseina B è importante perché migliora la coagulazione del latte e la resa in formaggio. Adesso c'è la beta caseina A2, non so se avete sentito del latte A2, insomma c'è questa che è essenzialmente è un'operazione, se posso dire la mia opinione, un'operazione di marketing, perché c'è questa, la digestione della beta-caseina 1 produce questa beta-casomorfina 7, un eptapeptide che sembra che debba, è omologo ai recettori mu del, cioè omologo, può interagire con i recettori mu del sistema nervoso centrale, ma sembra che sia l'origine di tutti i mali. In realtà esperimenti recenti hanno visto che essenzialmente non c'è una differenza sostanziale tra latte A1 e latte A2 dal punto di vista della salubrità o della sanità. Geni del colore e appunto questi recessivi letali e geni POLLED, che è quello assenza presenza di corna. Allora, il primo gene di cui vi parlo, questa miostatina, GDF8, che è stato, in realtà il fatto che alcune razze abbiano questo gene, che è un fattore di crescita, che in realtà inibisce la crescita muscolare,
sia responsabile di alcune di quello che viene chiamato ipertrofia muscolare, che è molto evidente. Questa è la blu belga, nella blu belga, ma c'è anche nella piemontese della coscia, c'è anche nella marchigiana, a livelli diversi di diciamo espressività, ma questo dipende dal tipo di mutazione, da dove avviene la mutazione, nel senso che c'è una parte del gene che ha come compito di formare un dimero e di interagire col DNA in funzione di quanto la mutazione rompe questo legame tra i tuoi due menomeri, più lo rompe, cioè meno dimeri si formano, più è grave e più evidente, cioè grave e evidente la mutazione, insomma. Vi dicevo che la McPhee nel 97, se ricordo bene, è stata trovata nel topo, c'è stato fatto un topo knockout nel GDF8 e il fenotipo di questo topo era una iper, che non è un'ipertrofia, è un'iperplasia, cioè ci sono più cellule muscolari, e è stato cercato se lo stesso gene fosse responsabile nei bovini, è stato trovato che esattamente era quel gene lì. E tipicamente una mutazione che si sarebbe estinta se fosse avvenuta naturalmente, no? Perché questa mutazione dà vitelli molto grandi, già muscolosi così, e quindi può dare problemi al parto. Infatti là dove è più espressa, nella blu belga, praticamente il 100% dei parti sono cesarei. Nella marchigiana o nella piemontese invece c'è sempre un parto assistito, ma non è così, l'espressione non è così elevata. Spesso vengono utilizzati questi animali, la blu belga in particolare, per incrocio, cioè sui bovini da latte che non devono essere utilizzati per la rimonta, si usa seme della blu belga per avere animali che poi vengono ingrassati e vengono utilizzati per la produzione di carne. Ha dei vantaggi dal punto di vista economico oppure della qualità del prodotto, perché aumenta la massa muscolare, ha meno grassi, essenzialmente un indice di conversione più elevato e minore ingestione di alimenti, per cui è una mutazione che è stata mantenuta in diverse razze, anche in diverse razze francesi sono ipertrofiche, anche se appunto sono iperplasiche in realtà. La seconda mutazione, vi dicevo, è la presenza assenza di corna, che ha interesse commerciale. Il fenotipo pollen, quindi assenza di corna, è dominante. Ce ne sono diversi su diversi cromosomi, ma spesso su altri cromosomi sono associati anomalie di tipo genetico, quindi a caratteri indesiderati, mentre queste sul cromosoma 1 sono state trovate 4 varianti diverse, sono che tutti determinano l'assenza di corna dominante. Sono in siti, non sono in geni codificanti proteine, ma geni che codificano long non-coding RNA, e non il meccanismo esatto di azione che provoca l'assenza di corna non è ancora noto nel dettaglio. Devo dire che ci sono diverse prove di gene editing, poi parleremo del gene editing per i caratteri mendeliani che anche negli animali, alcune hanno avuto successo e altre invece non hanno avuto successo, insomma. Questa è una mutazione molto interessante, è una mutazione di una singola base nel gene che è il recettore della prolattina e che dà, è un gene, che questa mutazione è pleiotropica, il gene è pleiotropico perché dà da una parte questa mutazione SLIC, che dà un fenotipo con un pelo estremamente corto. Ma dà anche una mutazione, un diverso numero di ghiandole sudoripere, ha influenza sul metabolismo. Morale, gli animali che portano questa mutazione sono molto, ma molto resistenti al caldo, quindi è una mutazione di grandissimo interesse. È stata scoperta in 3 razze caraibiche, la Carora, la Limonero e la Senepol, 3 razzette da latte caraibiche. E
è stata trasportata per introgredita per selezione ricorrente nella Holstein, vedete questa è una Holstein Slick, dall'Università della Florida. Ovviamente ci sono dei problemi, ne vedremo dopo, perché questa selezione ricorrente, vero, adesso abbiamo le Frisone Slick in Florida, ma noi abbiamo cercato di portarle nella nostra azienda sperimentale a Piacenza, ma il valore genetico degli animali che hanno la mutazione è così basso che essenzialmente non riusciamo, se li portassimo nella nostra azienda non riusciremo più a registrare nel libro genealogico la progenie, per cui stiamo cercando di capire come fare, insomma, perché è molto interessante, insomma. Questa sarebbe idealmente, posso anticipare questa cosa, una mutazione da introgredire attraverso gene editing, è un cambio di una singola base che aumenta il benessere animale e non determina la perdita di produzione in caso di caldo. In Florida hanno fatto degli esperimenti per cui hanno guardato frisone slick e frisone non slick in condizioni di temperatura normale, diciamo di comfort, con produzioni più o meno uguali. Ad alte temperature le non slick abbassavano sensibilmente la produzione, mentre le frisone slick la mantenevano come agli stessi livelli. Ma ci sono altri caratteri che si sono rivelati mendeliani. Recentemente abbiamo fatto questo esperimento utilizzando qui ne faccio vedere uno, che è la gamma glutamil transferasi, ma abbiamo fatto un'analisi genome wide di tutta una serie di biomarcatori che vengono utilizzati come biomarcatori di stress, e abbiamo trovato che alcuni di questi, la paraxonasi, la ciroloplasmina, la gamma glutamil transferasi, hanno un controllo genetico semplice, cioè hanno degli alleli che si esprimono proprio in modo molto diverso, qui c'è un segnale proprio in corrispondenza, in corrispondenza del gene del rispettivo, quindi sono caratteri mendeliani a tutti gli effetti. E tra parentesi, abbiamo fatto dei test sulla loro espressione sia in condizioni di comfort che in condizioni di stress, questa differenza tra i due alleli rimane fortissima anche in condizioni di stress, per cui potrebbero essere dei caratteri interessanti per poter, diciamo, selezionare, prendere gli alleli migliori e selezionare animali magari che resistono meglio allo stress. E poi ci sono una serie di geni maggiori, quindi non sono geni mendeliani, ma per esempio questo sul cromosoma 14 per la produzione di latte e il diacilglicerol acetiltransferasi, che ha un effetto molto forte sulla produzione di latte e sulla produzione di grasso. Questa segrega nella frisona, non è in segregazione invece nella bruna o nella pezzata rossa. Ecco, però diciamo, il mio compito è anche di parlare della selezione, no? E la selezione nei bovini, sicuramente nei bovini da latte, ma anche adesso nei bovini da carne, è fatta attraverso questa selezione genomica, che è stata ipotizzata già nel 2001, guardando molto molto in avanti, da Ben Hayes, Mewissen e Goddard. Ben è un... quindi da australiani, ma Theo Mewissen è un olandese. Ovviamente gli americani sono stati poi i primi che l'hanno adottata. 5 minuti, sì, va bene. È un paradigma completamente diverso rispetto alla selezione tradizionale degli animali, che era basata soprattutto, è sempre stata basata per i caratteri quantitativi, sulla statistica, quindi non tenendo in conto, utilizzando questo modello di Fisher che dice ancora che i geni hanno un effetto infinitesimale, e quindi c'era una raccolta di fenotipi e di parentele degli animali per stimare il valore dell'intero genoma di un toro o di una vacca. Adesso con la selezione genomica il paradigma è completamente ribaltato, sempre si raccolgono fenotipi,
si genotipizzano di animali, quindi la parentela può essere anche una parentela genomica. Adesso c'è un sistema che si chiama single step, che mette insieme la parentela genomica con la parentela tradizionale, ma i dati vengono utilizzati non per stimare il valore di un intero genoma di un animale, ma per stimare un pezzettino di genoma che è condiviso da molti animali. Dopodiché il genoma dell'intero animale viene ricostruito sommando il valore di ogni pezzettino di genoma in funzione degli alleli che ha in quei pezzettini l'animale. Quindi è possibile stimare il valore genetico anche di un embrione facendo una biopsia. Questo ha accelerato almeno di due volte, se non di più, il progresso genetico, perché ha aumentato l'accuratezza della stima delle femmine, tradizionalmente per i bovini da latte la stima veniva fatta attraverso progeny test, quindi un toro poteva avere all'inizio 30, 20, 30 figli e poi 10.000, ma una femmina comunque aveva un numero limitato di figlie, con la stima del DNA, essere maschio o femmina non importa. E poi è diminuito l'intervallo di generazione, quindi da 5 o 6 anni a, diciamo, poco più di un anno, perché appena il toro produce seme questo può essere utilizzato. Questo è l'indice genetico della razza frisona. Dal 2010 si è adottata la selezione genomica, questo era il trend senza selezione genomica, e questo è il trend realizzato attraverso la trend genetico attraverso la selezione genomica. Allora, finendo, cosa fare di questi caratteri mendeliani nella selezione? Beh, una strategia potrebbe essere poi utilizzarli. Beh, intanto molti di questi sono stati identificati anche in razze tipo la Carora o la Senepol, razze piccole razze, quindi è un monito per conservare, diciamo, la variabilità genetica, la biodiversità anche nel settore zootecnico, soprattutto per razze che sono adattate a vivere e a produrre in climi estremi, quindi sono anche magari resistenti a malattie. Il back cross ovviamente è poco efficiente, cioè lunghissimo, poco preciso, anche se assistito da marcatori è un metodo che non è ideale, mentre invece sarebbe proprio ideale utilizzare il gene editing, anche perché è molto più veloce, l'editing può essere fatto direttamente su animali ad alto valore genetico. Sappiamo anche che gli off target anche negli animali sono molto pochi, e poi adesso ci sono le tecnologie per poterlo verificare, no? Si può sequenziare prima e dopo il genoma. È stato fatto qualche esperimento, il POLLED è stato, come vi dicevo prima, già inserito attraverso gene editing, la resistenza alla tubercolosi col gene editing, e purtroppo appunto i geni che si possono editare non sono ancora tanti, ma questo SLIC sarebbe uno dei candidati. Per cui essenzialmente la selezione animale è partita da Mendel, è passata attraverso la genetica quantitativa, e con la genomica è ritornata a Mendel, perché sono tutti pezzettini di genoma che noi stimiamo che hanno una eredità di tipo mendeliano. Quindi, concludendo, che cosa possiamo fare per questi problemi? No? Abbiamo la popolazione mondiale in crescita, la domanda di prodotti animali in grande crescita, ma un impatto ambientale dell'agricoltura in generale e delle produzioni animali in particolare. Beh, l'unica strada è quella che abbiamo sentito oggi, no? L'unica strada è la ricerca, dobbiamo andare avanti col miglioramento genetico. Secondo me l'epigenetica giocherà un ruolo adesso, man mano che ne capiremo i meccanismi e sapremo sfruttare i meccanismi. Precision farming, quindi agricoltura di precisione, collaborazione, questo non è altro che la ricerca, è quello che abbiamo fatto fino a oggi. Grazie.
Opa. Grazie Paolo per l'interessante relazione. Ci avviamo quindi a veloci passi verso l'ultima relazione che sarà tenuta da Vittoria Brambilla, dal titolo Dalla domesticazione al genome editing, 10.000 anni di miglioramento genetico delle piante. Ok, sono contentissima di essere qua oggi, è stata una giornata veramente bella, ringrazio il professor Maggiore per l'invito e gli organizzatori. Come vedrete dal titolo e dai relatori, doveva essere una joint comunicazione insieme a Fabio Fornara, che per motivi di salute non può essere presente, però spero di degnamente rappresentare insomma anche quello che avrebbe voluto dire lui oggi qua. E in realtà la presentazione l'abbiamo un po' pensata insieme. E spero anche che questa presentazione, non so, mi sembra che faccia un po' da ricapitolazione di quello che abbiamo sentito oggi. Abbiamo sentito un sacco di cose interessanti, un sacco di esempi bellissimi, un sacco di lavori molto belli che sono protratti in tanti anni e così anche un po' uno sguardo sul futuro di quello che può essere la genetica delle piante. E come abbiamo appena sentito dire, anch'io penso che la genetica sia partita da Mendel e stia tornando ancora a Mendel, passando attraverso tutti gli stadi che ci sono stati. Allora, come abbiamo sentito dire oggi, l'uomo, diciamo, da quando ha domesticato le sue piante, cosa ha selezionato? No? Ha selezionato inizialmente i fenotipi. Fenotipi che qua rappresento per quanto riguarda il mais, no? La spiga di mais è un esempio di una grande diversità di fenotipi. E in realtà tutta questa diversità proviene, come abbiamo anche sentito poco fa, da un parentale selvatico, che in realtà è sempre un mais, zia mais, che ha una caratteristica molto diversa, no? Della spiga, come potete vedere da questa immagine. E la selezione di pochi geni in realtà ha portato alla grossa diversità fenotipica che abbiamo oggi per quanto riguarda il mais. Il mais è un esempio, no? Però si può dire la stessa cosa per le orticole, per le arboree, per gli altri cereali, eccetera. E quindi l'uomo agricoltore da 10.000 anni fa, da quando ha iniziato a coltivare, ha selezionato la diversità fenotipica, quindi questi qui sono resti fossili di mais del Centro America e questi qui sono man mano, diciamo, versioni sempre più recenti del mais, fino ad arrivare al mais moderno. E il risequenziamento, questo è un esempio, vi ho parlato di mais, adesso invece vi parlo di riso, ma comunque il concetto insomma di base vuole essere lo stesso. Insomma, il risequenziamento dei genomi ci ha permesso di individuare quali sono stati i geni che hanno reso le nostre piante coltivabili. Quindi la selezione è stata per tanti anni basata sul fenotipo e in realtà adesso possiamo capire qual è stato il genotipo che è stato selezionato alla base di quel fenotipo. Questo è un articolo molto bello di una decina di anni fa ormai del gruppo del Binan che praticamente ha risequenziato i genomi di un sacco di parentali selvatici di riso, quindi Oryza rufipogon, e un sacco di varietà di riso domesticato, sia indica che japonica. E ha visto che fondamentalmente ha trovato, praticamente poi ha plottato la diversità genotipica presente nel selvatico rispetto al coltivato, per cui più alti sono, diciamo, queste barrette, più c'è variabilità nel selvatico e meno nel coltivato. E fondamentalmente ha trovato tutte queste regioni, che sono delle regioni, diciamo, regioni che sono legate alla domesticazione del riso stesso. Infatti poi molte di queste regioni in realtà corrispondono a QTL che sono stati mappati negli anni caratteri legati alla domesticazione, quindi grandezza della granella, eccetera, eccetera. E la cosa interessante appunto è questa, che quindi noi abbiamo selezionato il fenotipo per tanto tempo. In realtà, selezionando questi fenotipi, abbiamo anche selezionato dei genotipi. E selezionando questi genotipi,
abbiamo selezionato genotipo, abbiamo visto anche degli esempi oggi, non abbiamo selezionato un gene, no? Abbiamo selezionato dei loci, per cui abbiamo, almeno a livello del riso, una grande quantità di loci che hanno subito, in questo caso 55 loci, selective sweep, cioè praticamente noi selezionando il nostro tratto fenotipico di interesse, portandoci dietro il suo genotipo, ci siamo selezionati anche altri caratteri che casualmente erano in linkage con i caratteri di interesse. Per questo è un esempio, no? Questo è un bellissimo lavoro del gruppo della Susan McCooch, che ha dimostrato per esempio che il pericarpo rosso, che noi associamo al riso crodo, no? Noi diciamo croda, il crodo si chiama red rice, ma non è il riso, cioè il problema non è il pericarpo rosso, no? Il pericarpo rosso è stato selezionato per caso, e questo l'ha dimostrato molto bene la McCooch nel suo lavoro, perché il pericarpo rosso era semplicemente il linkage con lo shattering, per cui il pericarpo rosso si è perso, è rimasto il pericarpo bianco, e insieme al pericarpo rosso si è perso lo shattering. In realtà oggi sappiamo che pericarpo rosso in realtà può avere delle caratteristiche nutraceutiche, no? Quindi sarebbe interessante invece adesso, con queste conoscenze che abbiamo, separare il locus e tenerci il pericarpo rosso perdendo lo shattering. Ok, dopo questa... Quindi, diciamo, abbiamo questo materiale, questo ampio materiale genetico su cui abbiamo lavorato, l'uomo ha lavorato da tantissimo tempo. Un po' è stato perso, perché con la domesticazione abbiamo ridotto, e con il selective sweep abbiamo ridotto un pochino la quantità di alleli su cui potevamo lavorare, però, come ci ha fatto vedere anche altri relatori prima di me, abbiamo anche degli strumenti oggi per aumentare la variabilità genetica. A noi interessa aumentare la variabilità genetica per sia attraverso appunto la ripresa di caratteri dai selvatici, sia attraverso la mutagenesi, per esempio. Per cui, come hanno fatto vedere la casaccia, il raggi gamma, eccetera, per quanto riguarda il riso anche ci sono delle ampie collezioni di mutanti fatti con le radiazioni, ci sono collezioni di mutanti fatti con l'IMS, col sodiazite, e questi vabbè, sono mutanti che ci permettono di avere delle nuove varianti alleliche, delle nuove basi genetiche su cui selezionare nuovi fenotipi. In più abbiamo anche questo sentito parlare oggi, abbiamo anche dei nuovi strumenti differenti, che ci permettono di fare cose differenti rispetto alla mutagenesi classica, diciamo, che sono gli strumenti che permettono di fare editing del genoma. L'editing del genoma non è altro che una forma di mutagenesi, no? Solo che invece di essere una mutagenesi chimica o fisica è una mutagenesi biologica, perché è una mutagenesi basata sull'utilizzo di degli enzimi che sono in grado di tagliare il DNA in modo sitospecifico. Ce ne sono un sacco di questi enzimi, diciamo tutti recentemente soppiantati dall'ultima versione di genome editing, che è quella mediata dalla proteina Cas9, che è la, diciamo, nel genome editing che noi chiamiamo CRISPR-Cas o anche semplicemente CRISPR. Il genome editing nessuno ne ha parlato oggi, quindi lo accenno per chi non fosse del settore. Permette di tagliare il DNA in modo sitospecifico, per cui noi conosciamo le sequenze di DNA grazie alla genomica, grazie alla functional genomics, conosciamo quindi i loci causali dei fenotipi, e li andiamo a mutare grazie al fatto che abbiamo una nucleasi che può tagliare nella regione che noi sappiamo che vogliamo tagliare. Quello che succede è che dopo il taglio del doppio filamento di DNA la cellula ripara mettendo degli errori, e quindi tipicamente quello che avviene è che inattiviamo dei geni, perché normalmente creiamo dei frame, delle mutazioni in frame shift, però creiamo dei mutanti, per esempio in geni che vanno mutati, no? che vanno eliminati. Oppure, vabbè, alternativamente il genome editing però con un'efficienza molto più bassa, sta un po' scomparendo questa applicazione, secondo me, permette di invece inserire varianti alleliche
in modo non troppo diverso dalla transgenesi, secondo me, per cui dopo il taglio delle endonucleasi fornisco un templato per la riparazione del DNA della cellula e questo templato viene integrato nella cellula. Quindi diciamo che fondamentalmente integro una nuova porzione di DNA. Vabbè, dal punto di vista normativo, no, dal punto di vista descrittivo, diciamo, l'EFSA norma descrive in modo diverso le piante ottenute tramite genome editing in base al tipo di risultato che abbiamo della riparazione del DNA, cioè se ripariamo il DNA semplicemente inserendo una piccola modifica, un frameshift, una piccolissima modifica, allora queste si chiamano SDN1, SDN2, se invece inseriamo cambiamo un gene, insomma una grossa modifica, allora queste si chiamano SDN3. Diciamo che, giusto, facciamo una piccola digressione adesso, no? Vi ho raccontato delle piante, ma in realtà il CRISPR è una tecnologia molto carina che è nata proprio dalla ricerca di base sui batteri e diciamo che la prima applicazione è stata nel 2012, però quindi soltanto 10 anni fa, anzi la prima descrizione in vitro è del 2012 del sistema, ma in realtà era dagli anni 80 che ci si stava lavorando, no? Quindi è bello vedere come la biologia molecolare e la microbiologia poi in realtà ricerca di base in biologia molecolare e microbiologia abbiano portato dopo tanti anni allo sviluppo di una tecnologia che viene utilizzata per fare del miglioramento genetico delle piante, no? Quindi è molto bello come qualsiasi piccola ricerca di base poi può avere, diciamo, un risvolto anche applicativo così pazzesco come il CRISPR. Il CRISPR ha un ruolo veramente importante nella genetica delle piante, ha un ruolo anche importantissimo nella biomedicina, quindi viene utilizzato anche per correggere geni per le malattie, eccetera. Insomma, Jennifer Doudna, che è una delle due scienziate che hanno preso il Nobel per aver descritto per la prima volta in vitro la funzione del CRISPR-Cas9, ha dichiarato che CRISPR può aiutare l'umanità in tanti ambiti, sicuramente curare le malattie, eccetera, ma secondo lei, anche secondo noi genetisti delle piante, soprattutto potrà contribuire a migliorare la qualità della vita dell'uomo migliorando l'agricoltura, perché l'agricoltura effettivamente poi ha un impatto enorme, no? A migliorare l'agricoltura, e questo l'hanno capito in tanti e l'hanno capito anche molto i ricercatori cinesi, che investono moltissimo moltissimo sull'utilizzo dell'editing nel miglioramento genetico delle piante. Lei è Kaixia Gao, probabilmente la scienziata di punta che lavora sull'editing nelle piante e che dal suo istituto, un grosso istituto a Pechino, sta venendo fuori un sacco di cose interessanti grazie all'uso dell'editing in tantissime specie diverse, specie dai cereali alle orticole, anche a specie poliploidi. E quindi vabbè, vediamo quante sono le applicazioni del genome editing nel mondo, nelle vari paesi. La Cina è quella che ne ha di più al momento, però anche l'Europa, insomma, nonostante la situazione legislativa sia ancora un po' ambigua, l'Europa non si tiene troppo indietro. E insomma, ma visto che la ricerca non si ferma, quindi 2012 è stato descritto il CRISPR. Però il CRISPR si è subito capito che aveva delle limitazioni, perché il tipo di mutazione che si può inserire di solito è una mutazione che causa il knockout, no? Raramente si riescono a introdurre delle varianti grazie alla ricombinazione omologa, però diciamo che i biologi strutturali si sono messi a studiare un po' come funzionava e hanno cercato un attimino di ingegnerizzarlo oltre, per cui dal CRISPR classico è nato anche recentemente il base editing, che anche noi utilizziamo sul riso. Il base editing permette di convertire tipicamente una citosina in timina o una adenina in guanina, e grazie al fatto che la Cas9, invece che creare un taglio nel doppio filamento, è legato a un enzima che fa questa reazione. E poi David Liu più recentemente ha messo a punto quest'altra tecnica di genome editing che si chiama prime editing, che dove c'è la Cas9 fusa a una trascrittasi inversa che permette di retrotrascrivere dentro il DNA un frammento di RNA stampo che viene legato all'RNA guida della Cas9, e anche questo funziona molto bene nelle piante, oltre che nelle cellule umane in coltura, non so, anche se funziona in qualche altro organismo. E insomma, diciamo che permette di fare
di ampliare molto le applicazioni del genome editing, perché può permettere di inserire delle varianti alleliche in modo piuttosto semplice ed efficiente. Poi sulla definizione giuridica delle piante ottenute con prime editing o con base editing, insomma, vedremo. Ok, allora abbiamo sentito oggi molte volte questa storia, no? Praticamente che i geni che hanno consentito la nascita dell'agricoltura moderna sono pochi e più o meno riguardano un po' sempre gli stessi caratteri, no? Cioè nei cereali abbiamo la dormienza ridotta, l'altezza ridotta, l'espressione dei semi ridotti, aumento del numero di semi per pannocchia o per spiga, e poi anche la riduzione della richiesta di particolari segnali ambientali per germinare o per fiorire. E poi in altri tipi di piante, non so, per esempio nelle solanacee invece è importante il tipo di colore dei frutti, abbiamo sentito anche questa storia, la crescita indeterminata e poi la dimensione dei frutti e l'abscissione dei frutti. E sappiamo praticamente di quasi tutti questi caratteri, anzi di tutti direi, sappiamo quali sono i geni che le controllano, che sono poi i geni della domesticazione. E quindi in modo molto semplice adesso col genome editing, per esempio, è possibile prendere una pianta selvatica e fare questo esercizio che si chiama de novo domestication e domesticarla, quindi aggiungergli tutte le mutazioni nei vari geni della domesticazione che gli permettono di avere perdere la sensibilità al fotoperiodo, aumentare la dimensione del frutto, aumentare le vitamine, aumentare la dimensione del meristema, eccetera. E questo esercizio è stato fatto in pomodoro e anche in altre specie, effettivamente può essere un metodo nuovo per mantenere quella diversità genotipica che abbiamo perso con la selezione fenotipica nelle migliaia di anni di evoluzione dell'agricoltura, e quindi magari mantenere caratteristiche che possono essere oggi interessanti, per esempio morfologia delle radici, che abbiamo visto che è molto ridotta nelle specie coltivate rispetto alle specie ancestrali. E quindi tornando all'editing, ci sono già molti prodotti in giro che vengono coltivati, prodotti fatti con piante editate, funghi editati. Un esempio molto carino è quello del pomodoro ad alto contenuto di GABA che viene consumato in Giappone già da un annetto. Poi ci sono anche altri esempi. La situazione normativa nel mondo è molto pervasiva riguardo all'utilizzo dei prodotti agricoli fatti con l'editing in molte parti del mondo, in cui è sostanzialmente deregolamentata la cosa. Ci sono molte parti, quelle verdi, quelle gialle, nelle parti gialle la situazione è sotto discussione, inclusa l'Inghilterra, diciamo il Regno Unito, mentre in Europa al momento, in questo preciso momento, le piante fatte con l'editing sono regolamentate come gli OGM, per cui sono fondamentalmente non consentite. Ok, scusate l'animazione. Ok, e quindi diciamo che, giusto per tornare al concetto dello speaker prima di me, quello che è successo, quello che io penso che insomma dovrebbe essere un po' il futuro anche, che sarà il futuro della genetica delle piante. Noi abbiamo avuto un momento di domesticazione di base genetica del fenotipo su base genetica, la comprensione della base genetica del fenotipo. Oggi abbiamo degli strumenti nuovi che una volta non avevamo, che sono le colture in vitro e la trasformazione genetica, che ci permettono oggi, inoltre la conoscenza dei genomi, che ci permettono oggi, col genome editing, di andare a ripescare una serie di caratteri, una serie di caratteristiche che una volta, diciamo, erano un po' meno accessibili. Quindi, diciamo che torniamo a Mendel, anche grazie al genome editing, e abbiamo questo strumento in più del genome editing che possiamo utilizzare per fare miglioramento genetico, oltre agli strumenti che avevamo già, insomma, classici, di cui abbiamo già discusso. E infine volevo solo farvi vedere quest'ultima cosa riguardo alla situazione legislativa delle piante fatte con editing. Noi siamo in questo stallo legislativo dal 2018, quando c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia che ha detto che le piante fatte con editing dal punto di vista normativo
vanno considerate OGM. Sono state poi dopo espressi vari pareri di scienziati e anche pareri politici che hanno suggerito che in realtà queste piante potrebbero essere utili per raggiungere gli obiettivi ecologisti che si è prefissata l'Europa per i prossimi anni. E poi recentemente è stata fatta una grossa, poi in realtà non tantissimi hanno partecipato, però insomma l'intento era di fare una grossa survey, come si dice, una consultazione pubblica dell'opinione dei cittadini europei sul genoma editing, ed è venuto fuori che il 79% dei partecipanti trovano che non sia corretto normare le piante fatte con editing nello stesso modo in cui venivano normati gli OGM. Per cui c'è un'attesa da parte nostra che entro l'anno prossimo ci possa essere una nuova normativa su questa cosa, e quindi che possiamo aggiungere questo strumento al nostro toolkit, di genetisti, miglioratori genetici delle piante. Grazie. Molto bene, grazie mille. Quindi proviamo a fare qualche minuto di discussione? Certo. Bene, grazie Osvaldo. Quindi ringrazio a tutti questo compito di tentare di organizzare una minima discussione. Quindi prima di tutto ringrazio di nuovo tutti i relatori. È stato un excursus incredibile del mondo mendeliano, dagli albori, dallo stesso Mendel fino alle ultimissime applicazioni. Fino alle ultimissime applicazioni. Allora, secondo me, ho pensato potremmo tentare di... Volevo dire solo due punti che potevano fare un tentativo di sintesi della giornata, e poi penso che avremo tempo anche di eventuali cogliere qualche domanda, qualche curiosità. Va bene, professore? Allora, è stato detto tante cose. Una delle cose che veramente mi ha colpito e che fa anche un po' da trade union delle varie relazioni dalla prima all'ultima è questo concetto che non so se avete notato. L'umanità intera ha utilizzato, e questa è una cognizione assolutamente assodata, mutazioni spontanee. Addirittura sulla base di queste mutazioni spontanee è nata l'agricoltura, e quindi è nata anche la civiltà moderna. Questo storicamente è continuato anche nelle prime fasi della genetica, quando la genetica è diventata su basi scientifiche, no? Quindi i primi anni del secolo scorso, fino intorno al 1925-1930. Cos'è successo nel 1920 nei primi laboratori? E qui siamo addirittura nel laboratorio di Morgan. Morgan è questo padre della genetica che lavorava sulle drosofile, a cui addirittura per l'importanza dei propri studi è stato dato il nome delle distanze sui geni, no? L'unità di misura della distanza sui geni sui cromosomi prende il nome da lui. Uno dei suoi studenti di dottorato si chiamava Müller e fu il primo ricercatore che ha cominciato a utilizzare le radiazioni per fare mutagenesi su drosofila. Da lì in poi, da questi primi esperimenti, che poi furono adottati in maniera su grande scala da Stadler, che è stato citato stamattina, per le piante, che è un altro americano, però era uno del Midwest, Morgan lavorava alla Columbia University, le mutazioni da spontanee, casuali, sono diventate mutazioni indotte. E su queste mutazioni indotte abbiamo visto, occupano circa il 50% del mondo delle mutazioni su cui lavoriamo oggi, su cui hanno lavorato anche i genetisti agrari. Ci sono sempre mutazioni spontanee che sono state utilizzate. Tuttavia, cosa condividono le mutazioni spontanee, naturali e quelle indotte? Condividono il fatto di essere casuali. Cioè, noi non ne abbiamo il controllo. Quindi, qualunque genetista che lavori con le mutazioni spontanee o quelle casuali indotte, cosa ha il problema? Che queste sono rarissime e non si sa dove capitino. Cioè, dobbiamo in qualche modo lavorare un po' anche sulla fortuna. Io ho lavorato anch'io su mutagenesi spontanea e indotta, e quando lavori su questi aspetti devi prepararti a gestirti centinaia di migliaia di piante, e sono vincoli particolari, no, per ottenere dei risultati, ma questo è solo per farmi un esempio. Quindi, primo step, mutazioni spontanee, casuali. Secondo, indotte, ma ancora casuali. Cos'è successo però nel 2012, come ha appena detto Vittoria? Per la prima volta abbiamo sotto controllo una tecnologia che ci consente di fare mutazioni piccole, precise e dove vogliamo noi. Quindi non siamo più soggette a questa casualità e a questa spontaneità che ci vincola essenzialmente, no? Quindi
questo è veramente un terzo passaggio epocale, come ha sottolineato Vittoria e come hanno sottolineato le stesse scopritrici, magari mancando un po' di modestia, ma dicendo la verità delle cose. È un passaggio piuttosto epocale, quindi d'altra parte lo dimostra il fatto che un premio Nobel è stato dato a pochi anni dalla scoperta, o comunque in questo caso diciamo così dall'invenzione, perché la scoperta era venuta un po' prima. Quindi prima considerazione, passaggio epocale senza discussione. L'altra considerazione che mi piace trarre oggi è che è una cosa che i genetisti professionisti diciamo l'hanno ovviamente consapevole, quindi è banale. Probabilmente non è così banale per gli altri, è che quando guardiamo un mutante non è che guardiamo un mostro. Oggi questa cosa è uscita in maniera clamorosa dalle relazioni di Luigi, dalle relazioni di stamattina, da tutti i casi che sono stati riportati di mutazioni osservate in natura che erano però diventate interessanti nel mondo coltivato. Abbiamo notato che alcune mutazioni, per esempio quelle ricordate da Luigi Cattivelli in frumento, una versione di quel gene è una versione assolutamente dannosa e negativa in un contesto ambientale, ma diventa esattamente l'opposto in un contesto diverso. Questo ovviamente, questo è un'ottica normale per un genetista professionale, ma questo sinceramente non credo che sia il concetto di mutazione che ha la popolazione, no? Il mutante è sempre visto come qualcosa di diverso, il mostro che non conosciamo, magari pericoloso e che è difettoso, no? Ma vedete come la genetica invece travalichi completamente questo concetto. Lo trovo particolarmente affascinante. Recentemente leggevo un libro sulla vita di Ligabue, il pittore, diciamo, della Bassa Reggiana, non lontano da dove abito, e neanche lontano dalla Lombardia. E Ligabue era intervistato da Indro Montanelli, il famoso giornalista ormai scomparso, e diceva Montanelli che guardava e intervistava Ligabue però con un po' di difficoltà, perché intervistando Ligabue diceva: non sono più sicuro chi sia il matto dei due, no? E questo mi ha ricordato oggi la relazione di Luigi, no? Cioè, non siamo più sicuri noi genetisti, no? Ma noi genetisti lo sappiamo, non dobbiamo giudicare in maniera negativa il diverso. È una nozione che ci viene dalla scienza, ma secondo me ci consente di guardare e di utilizzarla anche nel mondo, no? Quotidiano, e mi sembra che oggi sia venuto fuori. La terza considerazione, mi è piaciuto stamattina moltissimo l'excursus storico della genetica, quindi il fatto di aver ricordato prima Gregor Mendel e poi anche Borghi, il professor Borghi, perché in mezzo abbiamo parlato anche di Carlo Iucci, che è uno dei fondatori della società genetica agraria. Quindi la genetica agraria basata sulle mutazioni che abbiamo ricordato oggi è anche la base della genetica in generale come disciplina, e questo di nuovo ci ricollega con Mendel, che era un botanico. Questa, insomma, sono un minimo di considerazioni che ho cercato di trarre oggi. Lascio la parola a Osvaldo per la chiusura. Benissimo, no, in realtà le conclusioni doveva tirarle appunto il coordinatore della seconda sessione, quindi io mi limito a, appunto, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, e a questo punto ci vediamo al prossimo incontro. Ricordo che adesso gli atti saranno disponibili a puntate, come si faceva una volta, sul sito. Non so, adesso manderò una mail, chi dei relatori ci autorizza a mettere la presentazione eventualmente rivista ed emendata. Comunque vi mando una mail e ognuno di voi risponde. Quindi www.mulsa.it troverete questo e non solo. Chi desidera associarsi trova la procedura sempre sul sito. Ovviamente, dopo aver espresso il desiderio di associarsi, il consiglio direttivo, che si riunisce frequentemente anche il prossimo lunedì, valuterà le candidature e dopodiché accetterà la candidatura e vi chiederà di versare la quota. Adesso appunto saluto anche coloro che sono collegati e fra poco termineremo la trasmissione. Ecco, evidentemente anche la registrazione, poi un po' dopo un certo montaggio, sarà disponibile sul canale Spazio Mulsa di YouTube.
Buonasera a tutti e a tutte.